sempre. Noi pensionati stiamo bene, perché ci sono i negri che pagano la pensione per noi. Buongiorno a tutti, siamo qui riuniti oggi per inaugurare la nuova sede di 3 associazioni che lavorano da anni sul territorio di Arconate e appunto sono state in grado, collaborando, quindi lavorando in sinergia, proprio dar nuova vita a questa, a questi locali che precedentemente appunto erano sede della polizia locale. Vi porto anche i saluti del sindaco che in questo momento è impegnato in altre attività e che quindi però appunto è assolutamente felice e fiero di poter appunto inaugurare questa nuova sede. Le 3 associazioni che da diversi anni, appunto da molti anni, lavora sul nostro territorio, sono appunto Tangram, associazione genitori, LAPDA, quindi associazione che lavora, si adopera per persone diversamente abili presenti sul nostro territorio, e l'associazione invece Fotografia, quindi che di cui potete vedere e ammirare oggi anche una mostra fotografica che è parte anche di tutto della collaborazione con le scuole di Arconate, della scuola media di Arconate. Lascio quindi la parola ai presidenti di queste associazioni, i presidenti, Roberto Monolo, in modo che possano illustrare meglio il loro operato e poi aprire la sede. Grazie a tutti di essere intervenuti oggi. Ci fa piacere vedere così tanta gente, insomma, che ci è amica e ci sostiene. Beh, il primo grazie particolare va al Comune che ci ha concesso l'utilizzo di questi locali. Sono stati riqualificati e avranno una nuova vita con la nostra collaborazione e con la nostra associazione. Un grazie particolare a Nadia, che adesso non la vedo più, perché è stata lei che era dietro. È stata un po' lei l'artefice di tutta questa cosa, insomma l'abbiamo un po' rotto, ma però Nadia è sempre molto gentile. È stato bello soprattutto la condivisione che abbiamo avuto noi come 3 associazioni, condividere, conoscerci, lavorare insieme per strutturare questo locale, anche se non è la nostra attività che facciamo quotidianamente, però abbiamo messo tutto il nostro impegno, le cose sono venute bene, magari qualcuno meno perfetta, però c'è stata proprio una bella sinergia, una bella sintonia. Poi non è detto, e questo è il nostro auspicio, insomma, che la collaborazione tra noi 3 possa portare a nuove cose. Insomma, la disabilità è parte fondamentale della scuola, come la scuola per la disabilità, e poi la fotografia può coinvolgere i ragazzi anche per quello che è l'attività fotografica. Vabbè, ringrazio tutti i volontari che ci hanno aiutato, poi i ringraziamenti li faremo più avanti. Io adesso vorrei passare la parola a Rosy Grimi, la presidente di Tangram. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, io sono Rosangela Grimi, a nome mio personale, a nome dell'associazione che ho l'onore di rappresentare, do di nuovo il benvenuto a tutti i presenti. Tangram è un'associazione di genitori, molti di voi la conoscono già e gli altri speriamo di farci conoscere meglio e di più, visto che adesso abbiamo questa nuova casa, come dire. L'associazione è nata ufficialmente nel 2009, quindi siamo attivi già da un po' su questo territorio e ormai abbiamo promosso e portato avanti una serie di iniziative considerevoli rivolte ai ragazzi, ai genitori, alle famiglie, promosse a volte da noi in prima persona come associazione, a volte in collaborazione con altre associazioni, con i comuni, con la scuola. Noi siamo partiti ormai appunto 8 anni fa, siamo partiti senza una sede, senza una casa, ed era per noi un po' una scommessa, una carta tutta nuova da giocare. Noi soci fondatori eravamo pieni di entusiasmo, ma non avevamo una sede ufficiale. I nostri progetti sono nati e cresciuti trovandoci di volta in volta nelle nostre case è stata proprio la forza dei nostri progetti e il valore della condivisione a farci riportare a termine e a farci mettere in cantiere iniziative anche a volte abbastanza ambiziose.
Oggi con una punta d'orgoglio che insieme ad altre associazioni tagliamo il nastro della nuova casetta, permettetemi di chiamarla così, e siamo consapevoli però che questo è un punto di arrivo per noi, ma anche una nuova ripartenza, un punto di partenza per crescere di più e meglio insieme. Permettetemi di ringraziare anche, oltre a tutti i volontari ovviamente che hanno collaborato, anche i nostri mariti, mogli, familiari, amici, parenti, tutti quelli che io chiamo i volontari involontari, quelli che non hanno scelto di essere volontari, ma a vario titolo si sono ritrovati ad esserlo e l'hanno fatto davvero col cuore. Infine volevo ricordare che oggi appunto è un giorno di festa per noi e mi permetto di ricordare che oggi forse questa festa non ci sarebbe stata se 8 anni fa con noi non ci fosse stata un'altra mamma, un altro genitore, un'altra persona che ha messo il cuore, l'anima e il nome della nostra associazione. Un saluto anche alla nostra Eleonora. Passerei adesso la parola a Moris, che a nome anche nostro finiremo a lui e ringrazierà chi ci ha voluto dare una mano, chi ci ha sostenuto anche fornendoci la competenza professionale, i mezzi e l'aiuto anche proprio materiale per rinnovare questa sede che per chi la conosceva insomma si è trasformata, vedrete, si è trasformata radicalmente, ha subito una bella trasformazione. Grazie Moris. Grazie a tutti per essere qui, io sono Moris, presidente di Photo Corporation, siamo l'associazione più giovane, siamo nati nel 2013, ci siamo anche arrabattati utilizzando spazi nostri per portare avanti questa passione, cercare di trasmetterla. Fortunatamente adesso avremo anche noi una sede, da venerdì prossimo infatti partirà un corso base di fotografia. Speriamo che questa sia l'opportunità per molti di conoscerci e di fare qualcosa insieme per tutti quelli che sono appassionati o vorranno diventarlo di fotografia. Per quanto riguarda i ringraziamenti, ce li siamo scritti, perché vogliamo dimenticare nessuno, quindi sicura. Allora, per quanto riguarda la ristrutturazione, dobbiamo ringraziare Dino Sciarabba di Edilesse, la ditta Cardani Marco, Cifeca Gabriele, Zanotti Giovanni, Colorificio Grimi, José Salvator, spero di averlo pronunciato giusto, l'impresa Parolin Marzolati, la Fada e tutti i volontari che hanno lavorato. Per quanto riguarda il rinfresco, dobbiamo ringraziare Coop, la pasticceria Cova, il panificio Non Solo Pane. Oltre a questi, dobbiamo per forza ringraziare la banda, il comune di Buscate, tutte le associazioni che sono presenti, l'Istituto Onnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate, Don Ferdinando e tutti quelli che ci siamo involontariamente dimenticati. Grazie. Spero abbiate la pazienza di ascoltarmi, dura proprio pochissimo, che riassume in modo divertente, spero, il senso del nostro operato qui, la leggo a nome anche delle altre associazioni e appunto riassume il senso del nostro operato di volontari e anche il senso del lavoro che ci aspetta di fare insieme da qua in avanti. Il titolo della storiella è La minestra di sassi. Un giorno nella piazza di un paese si presentò uno sconosciuto che allo scoccare del mezzogiorno accese un fuoco sotto un paiolo quasi pieno d'acqua e, versato dentro 2 grossi sassi ben levigati che aveva in un sacco, si mise a sedere vicino al fuoco in attesa che l'acqua bollisse. Uno alla volta i curiosi cominciarono a radunarsi intorno a lui e a fare domande. «Cosa stai cucinando?» esclamò il primo. «La minestra di sassi», rispose lo sconosciuto. «Ed è buona?» chiese il curioso. «E come?» disse lo sconosciuto. «Certo, con un paio di cipolle sarebbe ancora migliore». «Io un paio di cipolle ce l'ho, vado a prenderle a casa e le porto subito». Il primo curioso si allontanò e dopo un po' tornò con le cipolle.
Ora erano in due, seduti vicino al fuoco, ad aspettare che l'acqua bollisse. Dopo un po' si fece avanti un secondo curioso e chiese anche lui allo sconosciuto: «Cosa stai cucinando?» «Ma la minestra di sassi», fu la risposta. «Ed è buona?» «Certo, però se ci fosse anche un bell'osso di prosciutto sarebbe ancora più gustoso. Io un osso di prosciutto a casa ce l'ho, vado a prenderlo pure». E così, man mano che il curioso si avvicinava, lo sconosciuto parlava della sua gustosa minestra di sassi. Certo, con l'aggiunta di un po' di patate, qualche carota, sedano, cavolo, sarebbe stato ancora più contento. Insomma, dopo un po' i curiosi che avevano collaborato erano tutti seduti attorno al fuoco ad aspettare che la minestra cuocesse. Quando ognuno ne riempì una ciotola, riconobbe che la minestra di sassi era veramente squisita. Ecco, io mi auguro che questa sede sia il nostro paiolo in mezzo alla piazza, dove in tanti sentono la curiosità di avvicinarsi e portare il proprio contributo, perché qui dentro si possa preparare la più buona minestra di sassi per la nostra comunità, ovvero perché si riesca, unendo le forze, ad offrire ai nostri ragazzi delle esperienze ricche di valore. Grazie. Adesso procediamo col taglio del nastro. No, diamo la parola prima a Nadia. Per rendere più evidente questo paiolo, bellissima l'immagine appunto che è stata data, abbiamo voluto come amministrazione, vogliamo appunto donare queste targhe in modo che l'attività di queste tre associazioni sia ancora più visibile ed evidente. È stato, io adesso appunto confermo, un piacere collaborare con le tre associazioni che fin da subito hanno davvero creduto in questo progetto. Un progetto che molto probabilmente, se fosse stato lasciato solo all'amministrazione comunale, probabilmente sarebbe stato possibile sì realizzarlo, ma con tempi sicuramente più lunghi. Quindi davvero l'amministrazione esprime una profonda gratitudine per il lavoro delle associazioni e di tutti i volontari che si sono adottati per raggiungere questo traguardo. Quindi ora consegniamo la targa che verrà esposta. Mi piace anche pensare al concetto di casa che appunto è stato detto. Allora consegno la targa al presidente Roberto Monolo, a Moris Trento e a Grigio. Grazie. Ciao, ciao.
Dove c'è la collaborazione per fare cose belle, per fare del bene, il Signore lì è presente, il senso della benedizione è proprio quello. Il Signore benedice le persone, le associazioni, i gruppi locali, i luoghi dove insieme ci si trova per far del bene, per aiutare, per far crescere. E allora, consapevoli di questo, facciamo il segno di croce nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e la preghiera che ci ha insegnato Gesù, che ci fa sentire davvero fratelli, anche se poi ciascuno si impegna in direzioni diverse, ma si impegna sempre per il bene degli altri, della comunità. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, il cui Figlio ha riscattato e condiviso la condizione dell'uomo che lavora, associandolo all'opera della salvezza, confortaci con la tua benedizione, perché si è riconosciuta la dignità della fatica umana, quotidiana, e ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato e il lavoro del prossimo, collabori alla promozione della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su questa nuova sede di queste tre associazioni e sia davvero auspicio di tante cose belle, belle, belle. Auguri. Grazie. Thank you.
a visitare i locali e a partecipare al nostro rinfresco, e volevo darvi appuntamento come associazione pro disabili a sabato prossimo alle ore 21 in teatro a Mesero, un bellissimo spettacolo insieme a chi ci ha fatto scuola, i nostri amici dei Placidi. Vi aspettiamo tutti e grazie. Facciamo un giretto, vediamo. Ho fatto quattro pesci. Vediamo anche il nostro parroco.